quattro rune qui a disposizione, vi farò vedere alcune parole chiave utilizzabili come spunti per la divinazione o per l'arte talismanica. E in più la lettera alfabetica corrispondente è la quindicina dell'anno in cui ogni runa risulta più forte e favorevole alle attività che le corrispondono. La divinazione con le rune. L'impiego più importante e significativo rimane quello divinatorio, in cui ogni lettera funziona come un'indicazione da cui trarre responso e consigli. La divinazione, come le rune, si snoda lungo due percorsi diversi. Il primo metodo è quello di un sistema che è legato alla casualità. Si gettano le rune su un panno bianco, quindi a occhi chiusi se ne pescano una o più a seconda della predizione del gioco. Si può estrarre, per esempio, una sola runa che fornisce una risposta secca alla domanda, oppure tre, da leggersi rispettivamente come passato, presente e futuro della questione, o ancora come l'elemento favorevole, l'ostacolo e la soluzione. Secondo metodo. È impiegato per sintetizzare il carattere, le opportunità, il destino del consultante, che si basa sulla corrispondenza fra rune, lettere e numeri. Infatti, ciascuno nasce accompagnato da quattro rune, quattro invisibili aiutanti magici che lo rappresentano e lo sostengono nei momenti di difficoltà. Le due rune corrispondenti alle iniziali del nome e del cognome, valide per definire il carattere e le qualità su cui far leva, più le due relative alla data e all'ora di nascita, che abbozzano il destino e le sue possibili svolte. Consacrazione e conservazione delle rune. La prima volta che si usano le rune è opportuno purificarle con l'incenso. Soffiando su ciascuna tre volte, si invoca il dio Odino, signore della divinazione e della sapienza, perché ci aiuti a trarne i giusti responsi. Le rune consacrate vanno conservate in un sacchettino di stoffa rossa insieme a foglie di tasso o di frassino.